La terza edizione di Wartwyk propone tra le caratteristiche vie dell'antico borgo cornici delle caratteristiche cantine che da secoli guidano e custodiscono la stagionatura del salame di Varzi, un viaggio ideale tra cultura, profumi, degustazioni, musiche e immagini che attraverso un ponte ideale giunge fino in Giappone con il rito speciale della cerimonia del tè guidata da un monaco zen. Beh, è importante perché è iniziata con un'idea di 2 anni fa, quando eravamo in pieno Covid. Abbiamo pensato di rilanciare il nostro centro storico puntando sull'arte, senza soldi, con degli artisti che si sono messi a disposizione per pitturare le saracinesche, hanno fatto vere e proprie opere d'arte, hanno fatto da apripista. C'è stata una seconda edizione dove si è continuato con questa importante attività nel nostro borgo. Ci sono stati degli artisti che hanno partecipato negli anni passati, per esempio Stefano Bressani, che ancora oggi si ripresenta nella terza edizione di Wartwyk, e poi Wartwyk è stato parte di un progetto presentato al PNRR, che è stato finanziato come primo in Lombardia. Quindi è l'evoluzione di un progetto, come dicevo, nato dal nulla e che oggi arriva ad un livello veramente importante. Perché questo ponte ideale tra Varzi e il Giappone? Allora, questa è un'idea di coloro che hanno strutturato questa terza edizione di Wartwyk, il cercare di uscire dal nostro territorio, il cercare di portare avanti i nostri prodotti, perché come vedete in ogni cantina ci sono delle esperienze diverse puntando sui prodotti di territorio, il vino in particolar modo, ma anche il nostro prodotto di punta, Sua Maestà il Salame di Varzi, e cercare di portarlo in un'ottica internazionale. Quest'anno è dedicato al Giappone, credo che sia assolutamente una meta che il turista oggi e il cittadino non può non visitare.